Maurizio, ci vuoi dire qualcosa? Guarda, c'era un'opzione che diceva, ok, adesso siamo nuovamente in diretta, chiediamo scusa ai nostri, diciamo, ascoltatori, purtroppo c'è un problemino su Zoom, speriamo che in questo momento sia stato risolto. A quanto pare dovremmo essere nuovamente in diretta. Certamente, Aspettiamo un secondo soltanto per cominciare, di vedere certamente. se sta andando. No, ma Sempre, purtroppo ci dispiace tantissimo, ma succede sempre mentre sta parlando Nina. vi farò qualche domanda, giuro, esatto. rifletterò su questa esperienza. Forse Allora, perché è l'unico modo per mettere a tacere una copywriter, chi lo sa. forse sì. Sta Ora sta andando. Ora andando. siamo di nuovo online. Vi ringraziamo ancora per essere qui e soprattutto per scriverci tutti questi commenti che dicono: guardate che vi siete bloccati. Grazie Grazie, mille. grazie a Grazie tutti a tutti. quelli che ci stanno scrivendo. Quindi raccontavamo insomma di come in questo momento stia in qualche modo davvero cambiando le abitudini e parlavamo appunto di storieinquarantena.it, che è un progetto di Nina Virtuoso con alcuni amici, collaboratori, fra cui addirittura io, quindi figuriamoci. E Nina, ci vuoi raccontare qualche storia che ti ha colpito particolarmente? Guarda, ce ne sono veramente centinaia, per cui per noi è anche faticoso riuscire a leggerle tutte, che è una cosa che insomma ci stiamo impegnando a fare. Ci ha scritto un ragazzo che ha dichiarato di non volere che questa quarantena finisca perché al termine della quarantena dovrà andare in carcere. Questo è stato un approccio, come dire, un punto di vista che sicuramente non ci aspettavamo e ha assolutamente un suo perché, insomma. Ci ha scritto una ragazza, la storia più giovane, diciamo, che abbiamo ricevuto è di una ragazza Elisa di 14 anni che ci ha scritto una poesia. Non vi spoilerò niente perché sennò poi non andate a leggere. Dall'altra parte abbiamo un signore di 74 anni che ha mandato una richiesta di ricerca di una compagna con cui vorrebbe trascorrere questa quarantena per poi andare, diciamo, a godersi l'ultimo periodo della sua vita. Abbiamo ricevuto storie anche molto simpatiche su aneddoti di coppia, rapporti con i vicini di casa, con i figli, o anche con se stessi, insomma, notti insonni passate fra quasi allucinazioni e anche storie, devo dire, insomma, per par condicio, anche storie molto drammatiche di persone che hanno perso il lavoro, famiglie che si sono ritrovate separate, imprenditori che avevano iniziato dei progetti, quindi erano diciamo, all'inizio degli investimenti, si sono trovati congelati in questo tempo che non ha spazio e non ha nulla. In ogni caso, devo dire che è uno spaccato di società veramente preziosissimo. Ci sono anche storie di italiani bloccati all'estero, che quindi raccontano, voglio dire, un punto di vista che Tecnicamente anche tu lo sei, Nina, sei un italiano tecnicamente lo bloccato. sono anch'io, perché io qui sarei in vacanza, ma io non vivo in Italia, quindi vi posso garantire che trovarsi in quarantena fuori dalla propria casa, ma chiusi in casa, è una situazione ai limiti del tragicomico. Quello che è importante dire è che questa esperienza, a mio avviso, ha dato la possibilità di far capire quanto sia importante. Perfetto, dovremmo nuovamente essere online. Irene, puoi confermarci che ci siamo? Pare che ci sia, quindi siamo tornati online. Chiediamo scusa, chiaramente. Vi siete persi delle parole importanti, molto importanti, che comunque in qualche modo tireremo fuori nuovamente. Quindi reintroduco brevemente questo cambio, diciamo, di mentalità, questo cambio di abitudini. È chiaro che stanno nascendo progetti interessanti, uno dei quali,
Gio mi ha costretto a partecipare ed è quello di Nina Virtuoso, che è una copywriter e fondatrice di OTB Writing, che è una società liquida che eroga servizi di copywriting e coordinamento editoriale sia online che offline. Quindi Nina, vuoi raccontarci per favore questa volta? Ma perché secondo me non era venuto bene come l'avevi detto, capito? Vorrei che tu lo... Grazie. Va bene, va bene. Sì, il progetto incriminato è storieinquarantena.it, che è nato, diciamo, in lunghe notti insonni passate a telefono tra me e una serie di altri amici e, diciamo, colleghi del settore di comunicazione e marketing, che come me e con me si interrogavano su quelle che avrebbero potuto essere gli scenari presenti, futuri, di questo grande cambiamento. Era, se non ricordo male, il 9 o il 10 di marzo, quindi eravamo veramente all'inizio di tutto questo, ma la sensazione era che già all'epoca tanti professionisti del mondo della comunicazione avessero già chiaro in mente magari un parolone, però sentissero di pancia il fatto che qualcosa di molto molto importante stava accadendo e stava cambiando, mi sento di dire per sempre, il nostro modo di comunicare, il nostro modo di stare in silenzio, che è una variabile che è entrata a gamba tesa nella nostra vita e che insomma ha avuto delle implicazioni emotive e sociali non da poco, e anche il nostro modo di ascoltare gli altri. Storia in quarantena è nato nel giro di una settimana dal momento di visualizzazione molto istintiva, diciamo, di quella che poteva essere un'idea di progetto. Alla sua realizzazione sono passati, sì, direi, mi sembra 6 o 7 giorni, ed è un sito che ha lo scopo di raccogliere in maniera spontanea e volendo anche anonima storie di persone. Con la parola storia intendo l'accezione più ampia del racconto, quindi sono arrivate poesie, sono arrivate confessioni, sono arrivate riflessioni, storie di ragazzini, è arrivato veramente di tutto. Le persone hanno inondato questo sito di pensieri con un'intensità anche abbastanza significativa. Diciamo che la pandemia si è in qualche modo dimostrata essere una sorta di non so se, non so se tutti la conoscono, una poesia di Totò, La Livella, è una condizione di... Livella mi è molto cara. Ecco, esatto, cioè questa situazione che ci mette in un certo senso tutti sullo stesso livello, sullo stesso piano, come penso sia successo mai nella vita del mondo intero, perché non stiamo parlando solo di Italia. Ok, però Sì, perché Zoom funziona sì. regolarmente, anche prima funzionava Ma dentro regolarmente. Zoom, oltre noi, scusate, e dentro Zoom, in quanti siamo oltre noi speaker? No, no, siamo solo noi. Siamo tornati in Ah, ok, no, diretta. pensavo che ieri... Allora, perché hai levato un Eventbrite? Non ho capito. Non mi preoccupare. Allora, siamo nuovamente online. Facciamo presente che a questo punto abbiamo scoperto che non è un problema di Zoom, ma strettamente di Facebook, che ogni tanto fa chioppare la connessione grazie alle nuove stanze che ha aperto e quindi pare che ci siano dei timeout particolari. Dunque, parlando di esperienze assolutamente incredibili, Cristina, se vuoi introdurre quello che secondo me è un visionario. Ok, perché Andrea ti ha definito così, Dario. Abbiamo Sì, già a me. capito a te. Ah, ok. Che ha definito così Andrea poco fa, perché ha detto che quando abbiamo scritto la presentazione insieme, perché ha detto tu sei un visionario, ti sei già presentato prima, sei una guida turistica e hai fondato Mind the Guide per offrire ai turisti e viaggiatori in vacanza a Roma una connessione diretta con una guida locale. E negli ultimi anni, la cosa che hai fatto di particolare è che ti sei specializzato in tour dell'antica Roma integrati con contenuti multimediali, come la realtà virtuale. Raccontaci un po' di questa esperienza.
Allora sì, è vero, sono una guida turistica e ho creato una piattaforma che avvicinava di più le guide locali ai turisti in viaggio a Roma. La mia attività risale a 10 anni fa e da alcuni anni, direi 2, 2 e mezzo, ho integrato nelle visite guidate, quelle diciamo canoniche, dove c'è una guida che ti accompagna nei posti e ti spiega la storia e l'architettura e gli aneddoti, la vita dei posti più famosi a Roma, come il Colosseo, la Cappella Sistina, ho integrato dei dispositivi di realtà virtuale che vi faccio vedere, ne ho portato uno. Non è nulla di stratosferico, si acquistano su Amazon o al negozio e praticamente si indossano così. Senza cappello, perché manco col cappello. E ci si connette, io preparo il dispositivo. Fate il gestaccio a Dario, per favore, che non può vedervi. Ci si colloca nel posto in cui ci si deve collocare, con le rovine, con gli edifici antichi distrutti, e lì si vede come erano, con la presenza anche dei dettagli, come per esempio la luce, e quindi il giorno, il momento preciso della giornata, il tramonto, l'alba, mezzogiorno, con le persone, e più in là, se tutto questo non si fosse fermato così come si è fermato da marzo, stavo pensando di acquistare anche prodotti di animazione, quindi si vedono i posti ricostruiti intorno a te, ma ci si può anche camminare attraverso e si possono vedere delle attività di altre persone, in questo caso gli antichi romani. Tutto questo è stato bloccato e ero l'unico a Roma che svolgeva delle visite guidate, diciamo, del vecchio stampo, integrate con l'uso di questi dispositivi, e per una serie di problematiche. Ok, dovremmo. Aspetta, un secondo. Sì. Dice che il meeting è su Facebook, quindi è apparso. Vai, torna, ma ritorna. Pare che ci siamo. Pare che ci siamo? Bene. Proviamo. Allora, ripartiamo dall'intervento che stava facendo Dario, dove ci stava spiegando il suo lavoro. Quindi ho trasportato l'attività che prima svolgevo integrando questi nella visita live con le persone che lo utilizzavano. Ho estrapolato le immagini in 3D, le ho portate su un software e le monto insieme ad altre immagini. E racconto una storia, lì ho la possibilità di inserire anche dei video, delle animazioni, altre informazioni che prima, insomma, era difficile comunicare di persona senza strumenti, terremoti, eruzioni di vulcani, combattimenti di gladiatori. Quindi diciamo che l'attività di narrazione, di visita guidata ne acquista in termini di comunicazione visiva. Tuttavia non è sostituibile a quello che si faceva, se no già da tempo le persone avrebbero sostituito il viaggio con un prodotto che si scarica sul computer a casa. Quindi io penso che quando le condizioni lo permetteranno si ritornerà in maniera molto più rallentata, con molte meno persone, perché dimentichiamoci che il problema non è tanto le misure, ma è anche il fatto che milioni di persone hanno perso il lavoro e non viaggeranno per molti anni, quindi il turismo avrà bisogno di diversi anni prima di ritornare ai numeri che si erano avuti fino all'ultima stagione del 2019. Tuttavia, per molto tempo, io già ho visto che diversi colleghi, e i colleghi altre guide turistiche, sono approdati online e fanno tour virtuali con altre tipologie di contenuti, con altre modalità. Alcuni si sono reinventati come un nuovo Alberto Angela e se ne scoprono anche di talentuosi che prima non lo facevano perché facevano un altro lavoro. Quindi noi siamo abituati a farci raccontare la storia e le bellezze del patrimonio artistico sempre, insomma, dai soliti canali televisivi. Adesso c'è una miriade di persone che, con risultati più o meno interessanti, si mettono lì e condividono le loro conoscenze, e tutto questo diventerà, secondo me, un prerequisito. Quando ritorneremo a lavorare come guide turistiche sul campo, ma ci saranno clienti che ci contatteranno dagli altri paesi prima di viaggiare, secondo me si aspetteranno di incontrare persone che sono capaci, prima del viaggio, comunque di mandare dei contenuti per far capire in un certo qual modo quello che poi sarà l'esperienza, che questo è uno dei problemi della,
diciamo, vendita online, no? Del fatto che tu il prodotto realmente non riesci a toccarlo con le mani finché non ti arriva a casa. In questo modo invece anche la visita guidata in un certo senso può avere una preview. Quindi acquisire nuove competenze adesso può aiutarci a lavorare dopo, quando ci saranno forse la metà delle persone che ricominceranno a viaggiare, e come vi dicevo bisognerà aspettare qualche anno prima di ritornare a numeri in crescita. Ok, grazie Dario. Prego. E proprio sulla ricerca di nuove competenze, di nuovi strumenti, vorrei passare la parola a Sandro Berni, designer fiorentino, che è stato definito dalla stampa innovatore del Made in Italy e anche lo Steve Jobs delle cucine. Nel 2013 ha disegnato e fatto produrre la prima cucina al mondo con arte funzionante, che è diventata virale sul web. E nel 2016 ha disegnato e fatto produrre a Aerodinamica Connect la prima cucina al mondo che richiama le linee delle auto sportive italiane, equipaggiata con elettrodomestici speciali che si comandano dal telefono anche da remoto. Dopo tutte queste innovazioni, io a Sandro voglio chiedere che cosa ci dici adesso, come ancora sta continuando a cambiare il tuo lavoro. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie dell'invito. E mi volevo ricollegare a Dario perché mi sento un po' cugino in quanto riguarda il discorso innovazione. Giusto ieri seguivo uno speciale su Amazon, un webinar, dove parlavano di proprio del discorso di implementare nuove possibilità, diciamo, di servizio più che di prodotto riguardo all'acquisto. Parlavano di arredamento, cioè la possibilità di creare uno showroom virtuale, quindi mi ricollego un po' al discorso di Dario, dove l'utente può andare a vedere la stanza virtuale e poter, diciamo, scegliere i vari prodotti facendo proprio anche una sorta di abbinamento di colore. Ma oggi, diciamo, sono qua per cercare non tanto di parlare del mio prodotto, ma quanto cercare di dare un po' un punto di vista a quello che può essere uno scenario attuale, ma soprattutto che verrà nei prossimi giorni. Quello che abbiamo visto in questo periodo è che chi si è arricchito durante questa quarantena specialmente sono i soliti noti. Quindi, tornando sempre ad Amazon, Zoom, queste piattaforme online, speriamo non ci sentano. E, poi non delivery... ci lamentiamo che ci fanno cadere, eh? No, infatti. E il delivery food, cioè questi sono tutti piattaforme online che hanno dato la possibilità a chi era organizzato di poter beneficiare, diciamo, di questo momento. Quindi quello che mi sentirei di consigliare, piuttosto che parlare di prodotto, vorrei semplicemente dire sia al piccolo artigiano, all'industria, all'impresa media, è proprio di lavorare sulle competenze e di sfruttare queste piattaforme, perché in Italia abbiamo la più grande, il Made in Italy, abbiamo un prodotto, abbiamo un saper fare, un know-how che ci invidiano in tutto il mondo. Quello che vedo purtroppo è che ci sono le vecchie imprese, le vecchie, diciamo, in alcuni settori parlo io, generazioni dove hanno subito il colpo e ora devono rincorrere per organizzarsi e per cercare di stare al passo con quello che sta accadendo. Quello che vorrei suggerire è di farsi aiutare dai giovani e ad acquisire proprio queste competenze che ora sono veramente necessarie per dare modo all'industria, ma anche ai piccoli, di essere competitivi sul mercato a livello globale. E a tal proposito volevo parlarvi del programma Google che io ho seguito e ho fatto poco tempo fa,
che praticamente parla di quello un po' è quello che ho fatto anch'io nell'azienda, cioè portare delle conoscenze, dell'innovazione a un'azienda dove diciamo alla base diciamo c'era l'esperienza ma mancavano proprio queste competenze, quindi cercare di portare con questo programma Google che si chiama Crescere in Digitale, si chiama, non so se lo conoscete, è un ottimo programma dove possono accedere tutti, lo può fare chiunque, è un corso della durata di 50 ore dove ci sono degli esperti, dei professori incredibili, tra cui voglio nominare Nicola Mattina, che ha ceduto la sua startup a Apple, giusto per farvi qualche nome. Amplay. Sì, bravo. E, quindi ecco, avere la possibilità di fare questo corso adesso, online, quando vuoi, con il tempo che abbiamo, e acquisire, se avete voglia, se hanno voglia gli imprenditori di acquisire determinate competenze, possono farlo, oppure quello che suggerisco io è di affidarsi a questi giovani che hanno fatto questo corso, che sono a disposizione delle imprese e sono pagati da un fondo europeo, quindi l'imprenditore non ha nessun tipo di costo e ha la possibilità di avere 6 mesi un digitalizzatore per mettere la propria azienda in condizioni di espandersi sia a livello di prodotto, servizio, sulle varie piattaforme che sappiamo benissimo che ognuna è diversa dall'altra, ognuna ha dei punti di forza rispetto all'altra e in base al tipo di prodotto o servizio che devo far conoscere. Quindi quello che voglio far capire è che io ci sono passato sulla mia pelle, cioè il fatto di portare innovazione in una piccola azienda che adesso è conosciuta anche all'estero tramite queste competenze. Quindi ricollegandomi sempre a Dario, io mi piace molto quello che sta facendo Dario, perché anch'io sto lavorando a una sorta di showroom virtuale, sto lavorando e non posso dire più di tanto logicamente perché comunque sono cose che arriveranno, però quello che voglio dire a tutti gli imprenditori e dal piccolo al grande è ascoltate i giovani. E collaborate con i giovani. E quindi sostanzialmente Cristina, Sandro si occupa di decisamente un prodotto di Made in Italy e sì. Passando da prodotto Made in Italy a prodotti invece magari, come li chiameremmo, differenti, sanitari in questo momento addirittura? Diversi diciamo, dei prodotti artigianali quasi. Certo. Quindi chi introduciamo adesso? Introduciamo Mauro Iannone, un maker della rete mondiale Fab Lab, che con la pandemia ovviamente questi laboratori sono stati chiusi, ma non si sono fermati. Anzi, si è verificata una corsa spontanea a dare un contributo personale nel momento stesso in cui si è avuta l'evidenza che le attrezzature nei contesti sanitari erano scarse. Ma intanto Mauro, iniziamo a dire che cos'è un maker e che cosa state facendo in questo momento con alcuni ospedali. E io a questo punto, se posso, Mauro, vorrei ringraziarvi proprio a nome di tutti, perché ho sentito tantissime storie online sulla diciamo propensione dei maker in qualche modo a sopperire a mancanze organiche di prodotto e quindi... Visto che ne abbiamo uno qui, secondo me ringraziamo Mauro per tutti e sperando che arrivi a tutti. Intanto grazie e buongiorno, buonasera a tutti. Che cos'è un maker? Questa è una... È difficile dare una risposta, vi dico soltanto che mia madre non l'ho ancora capito. Diciamo che è un prototipatore, un realizzatore di progetti intesi come prodotti, chiaramente, come cose, oggetti. Non è una categoria professionale classica, c'è chi ci sta definendo da qualche tempo artigiani digitali, ma insomma io mi ci ritrovo poco nel nome maker come tanto nel nome artigiano digitale. Diciamo che non ha a che fare con chi si è, ma con i processi che si adottano, nel senso che un maker, indipendentemente di chi sia e da dove venga,
progetta al computer e realizza con robot intendiamo le stampanti, i tagli laser, macchine a controllo numerico in generale, quindi usiamo l'informatica per realizzare idee, per dare forma a idee. La cosa interessante è che se questa è la parte in comune di tutti i maker, in realtà la peculiarità di ognuno di noi sta nel proprio background. Quindi ci sono maker architetti, maker ingegneri, maker artisti, indipendentemente dal proprio background si utilizzano queste forme innovative di fabbricazione con dei paradigmi sicuramente innovativi rispetto alla metodologia classica della manifattura intesa come più industriale da un lato o artigianale dall'altro. Prima dicevate appunto ascoltate i giovani, io sono assolutamente d'accordo, nel senso che mi sono trovato perché molte sei giovane, volte quindi... no, giovane nel senso di che cosa si fa, non che cosa si è, nel senso che molti artigianali che ben prima della pandemia negli ultimi anni hanno avuto il loro settore in forte contrazione, chi di loro, pochi purtroppo, si sono contaminati, ecco, con metodologie nuove, sono riusciti ad andare avanti, altri hanno continuato a contrarsi ancora di più. E, dove lavora un maker? Lavora in laboratori condivisi, possono essere associazioni, possono far parte di sistemi universitari o scolastici generici, a volte sono magari più in forma aziendale, altre volte in forma di co-working. Comunque la cosa importante è che sono dei laboratori condivisi. Questi laboratori, come diceva giustamente prima Cristina, naturalmente con la pandemia sono stati chiusi anche loro, però è successa questa cosa spontanea e meravigliosa, che forse è dovuta al fatto che noi non riusciamo a stare fermi. Uno dei motti dei makers è sicuramente che non esiste una cosa che non so fare, esiste solo una cosa che ancora non so fare. E quindi ci siamo sentiti sui canali online, cosa stai facendo, chi stai aiutando, io sto collaborando con questi, ho sentito di un progetto, di una mascherina, la stanno facendo così, tu come la vedi? Tra l'Italia, nel mio caso personale, tra Italia, Spagna, Stati Uniti, Ecuador pure... ci siamo attivati spontaneamente, come diceva Cristina appunto, nel momento in cui era evidente a tutti che ci fosse una, diciamo quasi una paralisi nel sistema sanitario dal punto di vista delle loro forniture a disposizione. Adesso non voglio stare a definire se fosse dovuto per mancanza di preparazione per l'evento che stiamo fronteggiando o per altre ragioni. Però sta di fatto che in puro stile makers, quindi tanti al lavoro con ognuno con la propria piccola stampantina che magari ci aveva chiusa in casa e che non lo stava utilizzando da un po' di tempo, ci siamo messi a stampare giorno e notte. Io personalmente con altri miei colleghi stiamo collaborando con, sto supportando per quello che possiamo con lo Spallanzani, con Umberto Primo, anche con i Pertini, e siamo entrati in contatto, siamo andati praticamente il reparto da loro, ed è divertentissimo perché intanto abbiamo scoperto un'umanità strepitosa, una voglia di anche di divertirsi in questo frangente, e poi noi ringraziamo loro, loro ringraziano noi e quindi ci stiamo, e devo dire è molto stimolante ed è una tra l'altro ha un carattere molto innovativo per noi, perché il sistema sanitario, diciamo, non ha molti contatti con il nostro maker, con il nostro movimento, per il fatto che comunque le forniture sanitarie necessitano di, in tempi non di crisi, non di emergenza, di tutti degli iter di certificazioni molto lunghi, molto, molto importanti, che chiaramente con questa pandemia sono saltati. In taluni casi sono saltati anche dei brevetti, nel senso che non che sono saltati che non esistono più, che la gente se n'è fregata. Perché era più importante aiutare l'emergenza, diciamo. Certamente. Okay. E, mentre invece con i processi che diciamo che noi utilizziamo ad alto livello sono invece fanno parte già da anni del sistema di ricerca e sviluppo a livello sanitario. Si sente parlare ogni tanto di questa leggendaria stampa 3D applicata ai tessuti umani, in realtà è vero, io personalmente non ho mai avuto a che fare, però l'avanguardia è su questo tipo di applicazioni sicuramente. Ma anche i materiali che utilizzate, che sono
diciamo, di un certo tipo, no? Beh, è chiaro che i polimeri più poveri devono essere trattati per poter entrare in determinati contesti. Ci sono delle metodologie, bisogna stare un attimino attenti, lavorare bene, ascoltare molto quello che ti dicono gli operatori sanitari stessi. Questo è stato il primo approccio che abbiamo avuto. Voi di che cosa avete bisogno? E loro ci hanno spiegato dal semplice come devono manipolare un paziente. Insieme siamo andati verso cercare soluzioni. Prima potevano essere soltanto per mascherine, per filtri, adattatori, shield, cose di questo genere. E adesso stiamo pensando a degli scivoli per traslare un paziente, cose di questo genere. Wow! Possiamo buttarli anche noi privati. E quindi è tutto quanto veramente molto molto entusiasmante. Vorrei chiudere con dire che sicuramente questo, oltre ad aprire delle interessanti finestre di attività per noi, forse in un futuro, in realtà io personalmente, che sono un ambientalista convinto, devo dire che questa pandemia, almeno per quella che è la mia esperienza personale, potrebbe, uso il condizionale, potrebbe anche aprire delle opportunità per ripensare quelle che sono state fino ad oggi le forniture sanitarie con criteri diversi, con criteri di sostenibilità. Cioè, voi non avete idea dell'usa e getta naturalmente che c'è nei protocolli e che invece potrebbe, con strumenti oggi alla portata di tutti, quindi economici, produrre meno rifiuti, produrre budget di gestione per queste cose inferiori a quello che sono costretti oggi ad affrontare le strutture sanitarie. Bene. Quindi io ci vedo delle opportunità. Grazie Mauro. E proprio su questa attenzione alla sostenibilità vi introduco Gianni Fasiello, che è il CEO di Orti a Domicilio, un'esperienza che sta cambiando, che ha avuto un boom in questo momento, adesso ce la racconta. Esatto, la parola sostenibilità è il cardine di tutto, come ha detto giustamente Mauro Iannone. E Orti a Domicilio ha avuto la fortuna di essersi fatta trovare pronta, perché è una piattaforma online dal 2017, è nata proprio per dare la sostenibilità ai produttori agricoli e quindi creare quello che è veramente la vera filiera corta a chilometro zero, e quindi creare il rapporto diretto tra produttore e diciamo consumatore. L'idea mi è venuta molto banalmente guardando quello che stava succedendo ai produttori del latte in Sardegna, che veniva gettato il latte perché appunto non era sostenibile venderlo alla grande distribuzione, quindi attraverso l'intermediazione il loro lavoro non era sostenibile. Poi, parlando con un amico agricoltore, avevano anche loro lo stesso problema, perché comunque molto spesso i campi venivano arati con i prodotti ancora sul campo e non venivano appunto raccolti perché non era sostenibile appunto la raccolta dei prodotti. E tutto questo accade perché la grande distribuzione si mangia, per rimanere in termini food, i piccoli produttori. Non basta mettere a disposizione degli agricoltori ovviamente una piattaforma e-commerce, perché comunque la competenza, un'altra parola che ho sentito molto frequentemente negli altri interventi, basta mettere una piattaforma e-commerce in mano a un piccolo produttore per dargli la sostenibilità di vendita. Ovviamente la sostenibilità è tutto un processo molto più articolato per quanto riguarda la vendita sul web, e va studiato sicuramente il territorio, va l'impatto che il delivery ha sulla loro attività, è creato un impianto di comunicazione, di attivare il processo di vendita online con un customer che era ovviamente efficace. Per questo, ad esempio, per quanto riguarda le recensioni, ho deciso, proprio per essere totalmente trasparente, di affidarmi addirittura a una società esterna che, per conto di Orti a Domicilio, chiede ai clienti cosa ne pensano di quello che hanno mangiato e di quella che è stata l'esperienza appunto con i singoli produttori.
Questa è un po' la ricetta generale, poi Orti a Domicilio è molto semplice, basta entrare nel portale, si inserisce il CAP e si viene collegato, la discriminante informatica diciamo è il CAP, quindi viene collegato direttamente al produttore a cui è assegnato quel CAP, che è ovviamente il suo canale direttivo di vendita con le sue regole, quindi è creato esattamente sulle esigenze sia del produttore che ovviamente sulle necessità del cliente. E il vantaggio è ovviamente che si attiva realmente quella che è la filiera corta, perché si ha il collegamento diretto tra produttore e consumatori, i prodotti fanno pochissimi chilometri per arrivare sulle tavole, e a vantaggio ovviamente della qualità, della freschezza e soprattutto la consegna è gratuita, cosa che è un altro punto a favore diciamo di tutta questa filiera. Orti nasce appunto per dare, come ho detto prima, la sostenibilità, e quindi se noi non pensiamo a dei processi economici e di sviluppo reinventati appunto sulla parola di sostenibilità, ma anche sulla competenza da affiancare ad alcune attività produttive, diventa difficile uscire secondo me da questa situazione di emergenza sanitaria, che è diventata principalmente un'emergenza economica adesso. E quindi assolutamente l'innovazione, ovviamente rivolta al green, io ho tantissime aziende da tutta Italia agricole che mi cercano per entrare in piattaforma, ma attualmente abbiamo 7 aziende, serviamo un bacino di circa 3 milioni di persone, e ovviamente non è semplice, quindi dobbiamo da Marsala a Treviso ci sono aziende che vogliono appunto avere il loro canale e il loro impianto anche di diciamo non soltanto di e-commerce, appunto di quello che è tutto il processo di vendita online per rendere sostenibile il loro lavoro. Innovazione e digitalizzazione, secondo me, possono aiutare nella ripresa. Grazie Gianni. E sicuramente tutto quello che hai detto e quello che stai sperimentando è, diciamo, una parte di quella che sarà probabilmente il futuro. E sicuramente questa crisi ha creato tante difficoltà in molti settori, e proprio per dare uno stimolo, una spinta propulsiva alle idee che possono innovare il paese, nasce il progetto di Carlo Infante, che è stato portatore sano di istanze rivoluzionarie e adesso si occupa di evoluzione di sistemi. Ha fondato Urban Experience e è ideatore di Riavvia Italia con Massimo Di Leo e Gaia Riposati, e ridiamo la parola adesso a lui, che ci racconterà di Riavvia Italia. Ha il microfono offline. Ok, sono dentro. Okay. Allora, io lo rivendico questo fatto di essere portatore sano, proprio in un momento in cui la pandemia ci terrorizza. William Burroughs, avete presente chi è? Quello della Beat Generation, diceva: il linguaggio è un virus. Ed è una cosa che mi ha segnato, perché quando dicevo portatore sano di istanze rivoluzionarie, abbiamo avuto bisogno di scosse di quel tipo, che oggi non hanno più senso. Oggi il grande tema è l'evoluzione, è capire in che modo la nostra specie si evolve attraversando questo deserto, che è sintomatico, non è un problema del virus e basta, è un problema, come ho detto prima, del sistema sanitario che non era in grado di assorbire l'urto, il problema era statistico, cioè se c'era troppa pressione il sistema andava in crash. Questo è il vero problema dell'emergenza sanitaria che abbiamo vissuto, che tutto, guardate quanti stanno morendo in Brasile, dove il sistema sanitario è pressoché nullo nell'area amazzonica, il punto è proprio quello. Allora, dobbiamo occuparci di evoluzione, ed è interessante anche partire da casi molto specifici, esperienze, startup come quelle che abbiamo ascoltato, il tema degli orti in casa, tutto il principio di prossimità, di ripensare i sistemi del mercato è fondamentale in una fase in cui sta crollando la società, altro che il mercato. Cioè, prima di fare il mercato si deve fare la società, o perlomeno insieme, partendo dall'assunto che la priorità è sociale
e non economica e tantomeno finanziaria. Bisogna trovare il modo, e chi si occupa di innovazione sociale ne ha percezione, perché quando si parla di innovazione sociale in tutti questi anni non si trattava solamente delle fasce deboli, si trattava di come l'innovazione si declina in termini non solo funzionali, strumentali, ma in termini di evoluzione psicologica e sociale, le nuove forme di interazione. Allora, sarebbe il caso, magari anche con Maurizio, no? E riascoltare un po', riprendere il filo di alcune cose che sono state messe in campo perché sono emblematiche per alcuni aspetti, ed è quello che stiamo facendo con riavviaitalia.it, questa piattaforma che abbiamo progettato già a marzo, uscita il 3 aprile, proprio la data in cui era previsto la liberazione dal primo lockdown, e l'abbiamo lanciata tra i primi, infatti con Maurizio, con Chorus Lab abbiamo interagito da subito, no? Per cercare anche di creare un tandem che dobbiamo ancora mettere in essere, perché quello che c'è bisogno è, ascoltando, rilevando, raccogliendo idee, proposte, progettualità come le vostre, bisogna creare una sorta di filiera funzionale all'impatto decisionale. Non è che dobbiamo aspettare quelli che decidono, il punto è questo. Dobbiamo auto-organizzare comunque la società, e all'interno della società vi sono anche i modelli di startup e di impresa, ci mancherebbe altro, ma io quello che considero più importante, e torno a Rabbia Italia, è trasmettere il desiderio di progetto. Cioè abbiamo proprio bisogno di capire anche cosa significa desiderio, sapete che significa? Mancanza di stelle, il desiderio è una mancanza. Quella volta che mancavano le stelle, che cosa ha fatto l'uomo? Si è inventato altre forme per orientarsi, lasciando tracce, ma fino ad arrivare all'invenzione delle mappe. Cosa voglio dire? Abbiamo bisogno di rilanciare un'attenzione desiderante per trattare di futuro e renderlo possibile, creando buone pratiche. Abbiamo bisogno di qualcuno che ricostruisca la filiera che si è interrotta e non delegarla solamente ai supermercati, che tra l'altro sono uno dei veri problemi in questa fase di lockdown. Ci si contagia più lì che altrove, chiuse le pareti, oltre dopo gli ospedali vi sono i supermercati, uno dei problemi della nostra quotidianità. Uno dei, proprio stamattina, e Dario saprà che cosa fa Urban, allora, Riavvia Italia nasce da me, nasce da Urban Experience, no? Poi abbiamo interagito con Massimo e Gaia nel mettere su questa piattaforma che è partita da soli, l'abbiamo messa su, non vi dico il mazzo che ci stiamo facendo, e ne abbiamo raccolte quasi 120 di idee, progetti, proposte, e anche abbiamo attivato i forum che vorremmo anche qualificare interagendo con la piattaforma di Chorus Lab, eccetera. Dario, e proprio stamattina un amico che stava presentando il bando per l'estate romana mi diceva: ah cavolo, voi di Urban Experience avete creato tutto questo format di esplorazione urbana. Tu sai, Dario, di questa di Urban Experience, suppongo, o no? Sì. Forse me la sono dimenticata, però... No, peccato, perché abbiamo aperto la strada. Non abbiamo aperto la strada non alle visite turistiche, ma a quello che io definisco il performing media, in missione di innovazione digitale all'interno delle esplorazioni urbane, che è una cosa molto più ampia della visita turistica. Il grande tema dei territori è fare, reinnamorare chi ci abita e chi li vive, che i territori, non solo quelli che ci vengono da fuori. Il vero sprint del turismo è quando arrivi in un posto dove c'è bella coesione, dove c'è bella consapevolezza di un territorio. Non a caso funziona più la Francia dell'Italia come attrattività turistica, perché sanno gestire molto meglio il territorio, hanno costruito una tessitura sociale e culturale che accoglie il turismo in modo veramente molto intelligente, ed è quello che dovremmo fare in Italia un po' tutti, chi si occupa di visite turistiche, e sono d'accordissimo a soluzioni di tecnologia, ma Dario lo sa, sarebbe meglio usare la realtà aumentata quando sei sul campo. Il virtuale è interessante, come lo sta progettando e come se ne parlava anche prima con Sandro, utilizzarlo quando hai mancanza di realtà. Torniamo al desiderio, la realtà virtuale quando è arrivata, io nel 91 ho scritto penso il primo articolo su un quotidiano nazionale, era La Stampa, poi uscì anche sull'Unità e sul Venerdì di Repubblica il primo articolo sulle realtà virtuali, e mi sono occupato anche un po' di produzione, cioè sono stato consulente dei progetti sull'antica Roma che andavano in onda, e non so se si ricorda, era il 92, 93 credo, con Omar Sharif che presentava questi viaggi nella Roma antica, andavano in onda su Rai 1 eccetera.
ecco, segui quei programmi là. Torniamo al punto, Riavvia Italia è una piattaforma e mi piace pensare un po' che sia un po' come un tappeto volante, ne stanno girando di cose. Abbiamo bisogno di rilanciare la nostra intelligenza, e l'intelligenza, ragazzi, scusate se non voglio fare il paternalista, non riguarda solo la specificità della propria progettualità, della propria competenza, riguarda l'interconnessione, come accade in natura. Noi dobbiamo riscoprire il senso naturale delle cose che abbiamo perduto da un bel po' di generazioni. L'interconnessione è qualcosa che sta alla base di un concetto che non è solo un concetto, è anche una pratica, è definita intelligenza connettiva. Quella, la parola coniata da Erich de Kerckhoff nel 1996 a Firenze, abbiamo fatto insieme con Derrick, che era un po' il portatore sano di quel concetto, io curai proprio il workshop, per poter mettere insieme le diverse intelligenze, che non sono solo le competenze, sono proprio gli sguardi, le attenzioni. C'è una metodologia connessa a questa, quella del cosiddetto multi-stakeholder, mettere insieme le diverse competenze, i diversi punti di vista, appunto il punto di vista non è solo la competenza, abbiamo bisogno di sguardi differenziati, come quando si cerca di interpretare un territorio, non ti basta solo l'urbanista o l'esperto di storia dell'arte, ti serve il giornalaio, di quello che tutti i giorni o di quelli che vivono la relazione del territorio, i principi di prossimità, allora diventa interessante. Multi-stakeholder significa concepire che il fatto ci sono diverse gradazioni di competenza, diverse gradazioni di percezione. Ecco, su questo tema c'è veramente molto da lavorare, proprio in questa fase, come dicevo all'inizio. Poi passare la palla a Maurizio, magari per andare anche a chiudere questo set e di confronto e confrontarci proprio nel merito di come creare un tandem tra le nostre piattaforme, cercando di valorizzare e rilanciare progettualità come le vostre. Alcune di quelle che ho sentito domani o dopodomani, in questi giorni, mi ci metto a scrivere qualcosa, invito anche voi a caricare delle schede. L'ultima considerazione è un pochino questa, riguarda proprio l'intelligenza connettiva. Abbiamo bisogno di mettere insieme, come dicevo prima, i portatori di progetto con quelli che lavorano su il design thinking, ovvero il pensiero progettuale, lavorando su metodologie. E dico solo una cosa, qui la rilancio a Dario, che prima parlava proprio della città e di Roma. Metodo, che è una parola fichissima, sapete che significa? Scusa, io sono fissato con l'etimo delle parole perché dà delle chiavi di dentro. Ragazzi, l'alfabeto è il nostro software e attraverso questo, se riusciamo a pensare, si può agire molto ma molto meglio, ok? Metodo significa pensare camminando, riflettere nel corso di un cammino. Non a caso i filosofi peripatetici la sapevano lunghissima. Detto questo, dobbiamo esercitare sguardo verso l'intorno. E non riguarda solo le vestigia, la bellezza delle città, i beni culturali. Delle volte è più interessante fare un walkabout, e lo chiamo così il format che noi facciamo di esplorazioni partecipate ai radionomadi, perché usiamo i sistemi radio, quelli banali, Whisper. Potrei usare anche delle app, Google Meet, Google Voice, ma molto meglio usare un sistema radio, vi assicuro. Poi andiamo in streaming, web radio costantemente, e con lo streaming web radio facciamo delle mappe parlanti. Ok, come quelle che abbiamo inventato per le Olimpiadi invernali a Torino nel 2006, quando Google faceva solo Google Earth, che era bellissima, ma non ci facevi nulla, non scrivevi. Noi nel 2006 in Italia, con soli 100.000 euro, abbiamo avuto una mappa interattiva che permetteva di scrivere storie dentro le geografie. Non so se mi spiego, con 100.000 euro rispetto ai milioni che aveva Google per fare quella cosa strepitosa chiamata Google Earth. Io lì capì cosa significa sindrome di Stendhal, eh? Rimasi abbacinato di fronte alla bellezza di Google Earth, mentre io con i miei collaboratori hacker sparsi per l'Europa costruiamo quella piattaforma. E rilancio la parola a Maurizio, no? Che per poter chiudere, magari poi ci confronteremo, spero, troveremo un modo anche sulla pagina Facebook di Course Lab nel merito dei vostri progetti. E Maurizio, di quanto è importante connettere un po' il nostro sguardo, che è fatto anche di una competenza sedimentale. Sono decenni che vediamo roba e ci occupiamo di innovazione digitale e di innovazione sociale. Abbiamo bisogno di energie come le vostre per rilanciare la partita, no Maurizio?
Assolutamente sì, io tra l'altro ho fatto 6 pagine di appunti mentre voi parlavate, perché ho trovato le cose che avete detto tutti estremamente molto interessanti, ho un sacco di keyword e vorrei passare delle ore a farvi domande. E volevo ringraziare Carlo per sempre per la sua grande disponibilità a condividere quello che fa, cosa che ha fatto da sempre e che continua a fare anche adesso. Noi col progetto nostro vogliamo costruire questa sorta di scatola da riempire con tante attività, con tante persone, e abbiamo lavorato, ripeto, su discipline, su aree, e ad esempio una di queste aree non è recente, perché è il tema dell'editoria, della crisi dell'editoria e dei giornali, quindi viene da lontano, ma che adesso forse trova un momento di ripensamento ulteriore. Ho molto apprezzato iniziative che erano già in corso sulla sostenibilità, sull'acquisto di prossimità, quello che è stato raccontato prima appunto con la possibilità di avere l'orto in casa, cioè di avere una maggiore vicinanza, il fatto di raccontare i territori con Dario che ci ha raccontato la sperimentazione che si sta facendo. Sono d'accordo con Carlo che avremo in futuro un turismo molto diverso, avremo un turismo sia di prossimità, cioè persone che non conoscono la propria città, il proprio territorio, avremo anche dei viaggiatori a lunga percorrenza, all'inizio un po' meno, ma poi si ritornerà. Ma è questo il momento in cui dobbiamo ripensare. Io non penso, non immagino più che ci sarà qualche cosa di insostenibile. Lo dicevo qualche giorno fa, partire da Trento e arrivare a Catania per fare una conferenza di un'ora, se prima tu non riuscivi a dirgli di no, adesso glielo puoi dire più facilmente. Così come tutto l'aspetto della stampa 3D, dei maker, che non sono solo utili davvero, sono stati utili e importanti in questo momento, ma sono gli sperimentatori di quella che sarà la fabbrica del futuro. E allora, se adesso qualcuno mi può obiettare, ok, noi stiamo lavorando su un certo tipo di modello, di costruzione di modello, quelle competenze che adesso i maker stanno avendo, fra pochissimi mesi saranno competenze straordinarie per poter fare il passo, il nuovo passo per la nuova impresa, un'impresa più sostenibile, leggera, vicina, un'impresa che chiederà sempre più personalizzazione, un'impresa che sta veramente cambiando. Come dall'altra parte tutto il racconto di questa storia non si può perdere, per questo ringrazio ancora una volta Nina, perché il lavoro che è stato fatto di raccogliere, di farci ripensare, è un po' il motore di tutto quello che sta avvenendo. Farci riconoscere all'interno di una società che è cambiata, che è fortemente cambiata, davvero è utile. Quello che sta avvenendo e che mi sono reso conto è che c'è una parte del paese molto insofferente che è con l'ombrello, che sta aspettando che la pioggia finisca, ma non si rende conto che all'acqua praticamente ce l'ha l'ombelico e che quell'acqua lì uscirà, scenderà fra mesi. Ieri ho sentito una grande, parlando di GDO, un responsabile di una importante GDO italiana, e mi dice che loro hanno un piano a 4 anni. Quindi vuol dire, ieri parlavo con un'altra persona e mi dice che i francesi, GDO lo stesso, hanno un piano a 5 anni. Quindi vuol dire che questa ondata che supereremo, che festeggeremo, eccetera, in realtà la porteremo avanti molto a lungo. E il racconto e la narrazione di quello che è avvenuto è qualcosa che ci serve e ci servirà. È il supporto non solo per questo momento, ma sarà un supporto a lungo andare. E credo che questo cambierà anche una parte della letteratura. Ne parlavamo proprio ieri, durante un incontro, in cui se pensiamo a quello che è successo durante la Prima Guerra Mondiale, noi abbiamo avuto un territorio che è stato fortemente connotato con battaglie, morti, eccetera, una parte d'Italia che non si è quasi resa conto di quello che stava avvenendo. E negli anni successivi, andando a leggerci la letteratura, abbiamo scoperto ci sono state generazioni che hanno continuato con la letteratura di guerra, questa storia della Grande Guerra, e ci sono state invece aree, territori in cui questa cosa è passata inosservata. Ecco, anche noi avremo questa stratificazione nel nostro territorio, avremo persone che in qualche modo hanno perso dei cari, dei vicini, hanno perso, avuto dei problemi di lavoro. In questo momento io credo stiamo perdendo un numero di posti di lavoro enorme, le centinaia di migliaia di cui si parla secondo me è una sottostima. La ricaduta sarà molto, molto più forte, vuol dire reinventarsi nuovi lavori, e anche su questo di nuovo un sistema di produzione intelligente, ne parlava prima Sandro, ne parlava prima Mauro, sono delle cose che servono ad abilitare queste nuove capacità,
perché non sono solo sperimentazioni o casi singoli da raccontare, il cui racconto è importante, ma sono la base di quello che sarà un'economia che cambia. Ed è un'economia che noi non possiamo in qualche modo non considerare se non prendo in mano il tema della sostenibilità, il tema della vicinanza e il tema delle relazioni, che sono ancora più fondamentali rispetto a prima. Quindi tutte queste cose messe insieme, insieme al progetto di Carlo, che è fantastico e che è veramente molto interessante, io vi invito non solo a visitarlo, ma a partecipare, a raccontare all'interno di questo spazio queste storie. Sono decine, centinaia di storie che si stanno accumulando e che stanno diventando una base forte, perché ci aiuta non solo a pensare, ma a progettare il futuro. E questo futuro per noi è assolutamente fondamentale. Per cui io vi invito a vedere le nostre pagine, choruslab.it, /progetto, da lì potete iscrivervi, registrarvi, scegliere. Non c'è un sistema piramidale, non c'è una struttura che gestisce questa cosa, c'è un comitato scientifico a cui chiunque può aderire avendo interesse e voglia, che può lavorare su tavoli diversi. Ci sono ambassador, persone che dialogheranno con i media, ci sono altri che faranno parte del team e poi ci sono dei gruppi relativi a chi vuole gestire delle particolari aree. Noi tra le aree importanti che abbiamo preso in considerazione abbiamo l'area del turismo, dove abbiamo mappato anche con un sistema speditivo ancora circa un mese fa, abbiamo mappato alcune aziende, alcune aree, alcune come dire, classi merceologiche che avranno maggiori difficoltà nelle varie sezioni, che sono quelle del lavoro, quelle dell'innovazione, cioè quante innovazioni hanno bisogno, e infine quella dell'impatto finanziario ed economico. Grazie Maurizio e grazie a tutti quanti voi che avete partecipato. Io ho con Andrea voluto organizzare questa iniziativa proprio perché c'è bisogno, secondo me, di raccontare quello che si sta facendo, perché ognuno di noi, quando ha un'idea particolare, nuova, o semplicemente qualcosa che non ha mai fatto lui stesso prima, si sente un po' solo, no? Mentre invece è importante sapere che c'è un tessuto, c'è una produttività, ci sono delle idee che nel paese esistono. Quindi vi ringrazio per aver voluto raccontare le vostre, a tutti quanti, grazie. Grazie a voi. Grazie. E speriamo per prossimi incontri di aggiornamento su come stanno andando queste idee e queste iniziative. Grazie a tutti, quindi. Un saluto a tutti. A chi ha partecipato online. Grazie. E a voi per aver organizzato. Grazie Cristina. Grazie Cristina. Ciao a tutti. Ciao.